Salve persone, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian, Bin per i gamer disagiati, che oggi porta un piccolo extra molto interessante a mio parere. Cercheremo infatti di trasferire una strada reale partendo da Google Maps direttamente su R Factor, un gioco del 2005, un simulatore di guida abbastanza buono anche per gli standard di oggi. Grazie a un tool chiamato Bobstruck Builder, che non è altro che un track editor che prende i file KML di Google Maps e li trasforma in un circuito, diciamo in modo abbastanza preciso. La prima cosa da fare è individuare la strada che noi vogliamo trasformare in un percorso per il nostro gioco. Quella che ho scelto io è la tratta Monteriggioni-Siena della Via Cassia, che è una strada molto amata dai senesi, soprattutto dai motociclisti, per il suo essere molto tortuosa, molto tecnica, ma anche abbastanza sicura e veloce. Ovviamente non sono il tipo da andare veloce in strada, ma comunque la trovo molto divertente e la faccio abbastanza spesso quando ho bisogno di andare a Siena. Prima di tutto dovremo aprire Google Maps e creare una nuova mappa. Ho cercato semplicemente la strada e ho selezionato il punto A di partenza e il punto B di arrivo. Il punto B sarà assegnato più o meno a Siena. Una volta definito il percorso, dovremo esportare il tutto in formato KML. Questo formato crea un file leggibile da Bobstruck Builder e trasformabile in una strada. Ma allo stato attuale, semplicemente da dati forniti da Google Maps, questo file non contiene l'altimetria del percorso. Perciò dovremo passarlo da un altro tool che si chiama GPS Visualizer, che ci permetterà appunto automaticamente di aggiungerla. Questo file sarà però di un'altra estensione, ovvero di GPX. Dovremo infatti poi riconvertirla di nuovo in un altro KML, che poi potrà tranquillamente essere messo di nuovo su Bobstruck Builder. Una volta su Bobstruck Builder, invece, dovremo semplicemente importare il percorso e sì, noteremo che è abbastanza preciso, ma richiederebbe in teoria un po' di lavoro. Infatti i circuiti veramente fatti bene sono ritoccati metro per metro, ma noi vogliamo un'esperienza abbastanza veloce, vogliamo semplicemente provare a guidare in questa strada. Quindi ci faremo bastare quello che è venuto fuori e aggiungeremo semplicemente un bordo pista con degli alberi. Se vi interessa approfondire l'argomento, vi lascio un link in descrizione che fornisce un tutorial molto più dettagliato di quello che ho fatto io. Ma beh, non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo subito in pista. Ok, eccoci in game. Faremo un po' di run di prova. Prima con una BMW M3, è una mod fatta abbastanza bene, con dei colori chiamati Tamarro Tuning. Ovviamente non ci pensiamo due volte e la compriamo. Nostra Cassia, che come sappiamo è in Australia ed è lunga 100 metri. Ed eccoci qua finalmente sul tracciato. E beh, sì, la prima sensazione che magari potete avere voi è: ma che cazzo è sta merda? E giustamente direte anche, perché semplicemente non è stato buttato nessun tipo di attenzione ai dettagli su questo tracciato da parte mia. E quindi semplicemente quello che vedete è una strada, io che sbando, è una strada, diciamo, anche fatta abbastanza male con tutti gli alberi all'intorno. Ma io vi dico, sapendo questa strada abbastanza a memoria, vi posso dire che è una sensazione stranissima poterla guidare in un videogioco con qualsiasi veicolo si vuole. Non sono ancora abituato alla sensibilità di tutto ciò. Anche perché R-Factor è un gioco con un sistema di guida abbastanza particolare. Diciamo, le macchine, anche le mods fatte meglio, tendono ad avere poco grip. Non mi chiedete perché, è così. E gli aiuti di guida sono disabilitati. Ho un Driving Force GT che ho comprato vari anni fa e tuttora funziona veramente bene. Come vedete qui c'è un salto che ovviamente è presente anche nel circuito originale. Semplicemente i volanti sono degli strumenti del demonio che sono veramente difficili da rompere. E paradossalmente la cosa più facile che si può degradare è il filo che collega l'USB al volante stesso, perché di solito sono di pessima fattura e non sono sostituibili, quindi sono attaccati direttamente da dentro il volante. Oddio, non è che sia un danno enorme comunque romperli, perché comunque si può riparare semplicemente con un po' di stagno, con un po' di conoscenza elettronica, ma comunque gira un pochino le palle. Sto usando cambio manuale,
sequenziale con i paddle che su Dragon Force GT sono praticamente i tasti R1 e R2. Non mi sto trovando per niente bene con questo metodo perché comunque c'è da girare molto il volante, quindi sarebbe stato meglio probabilmente settare il cambio vero e proprio, però vabbè, ormai era settato così, quindi non sono stato lì a perdere tempo a risettare i comandi. Ora, il secondo veicolo che ho scelto per questo bellissimo gameplay è la Renault 5, macchina molto famosa che quasi sicuramente conoscerete, e vaffanculo, molti di voi, soprattutto i fan di rally, la conosceranno. Comunque è una macchina forse anche più facile da guidare della M3, comunque in percorsi un po' più stretti così, soprattutto se si acquisisce un pochino di sensibilità. Io comunque sono abbastanza abituato a guidare sto veicolo, anche se non andrò velocissimo qua per colpa di sti dossini pre-curva, non mi trovo abbastanza a mio agio. Il 4WD ti salva praticamente la vita, soprattutto quando vai fuori strada così. Comunque sì, come potete vedere è molto più piacevole comunque guidare con una macchina fatta apposta per questo tipo di tracciati. Comunque sì, R Factor ha questa caratteristica che funge un po' da lama a doppio taglio, di basarsi praticamente sulle mod degli utenti. La versione scaricata dal sito del gioco praticamente arriva senza nessuna macchina, cioè mi pare ce ne c'è giusto giusto una serie con auto inventate tutte uguali, giusto per. Però ecco, non c'è assolutamente niente di stock, quindi gli sviluppatori di base non controllano niente. La fortuna è stata che comunque in R-Factor Central, ovvero. Oddio, 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 oddio. Ok. La fortuna è stata che in R-Factor Central per anni si sono diffuse mod di qualità generalmente alta, forse anche per merito dei vari ratings che potevano dare gli utenti. Però comunque c'è da dire che questo gioco, avendo 12 anni, sta iniziando leggermente a morire. Addirittura, prima di fare questo gameplay, io non avevo una macchina da rally per provare questo tracciato, quindi ho deciso bene di scaricarla. E nonostante inizialmente volessi scaricare una macchina più moderna, non trovavo niente che avesse un link funzionante al download. Questo è perché sono passati tantissimi anni da quando queste auto sono state rese disponibili al download. I vari siti in cui erano state caricate queste mod hanno rimosso il file oppure semplicemente sono stati chiusi. Bene, ultimo veicolo che proviamo sulla nostra bellissima Via Cassia è la Renault dell'anno 2006 della stagione di Formula 1. Ora, non c'è neanche bisogno di spiegare che praticamente sarà un suicidio. Soffochiamo un po' le marce perché sennò si perde grip con niente. Con niente. Ecco, tipo questa mod non credo si trovi neanche più disponibile al download. Io mi ricordo di averla scaricata qualche anno fa su un altro computer. E semplicemente ho ritrovato il file e l'ho messo dentro R-Factor. Non ho neanche verificato l'attuale esistenza sul sito di questa mod, ma dubito che, seppur sia magari sempre su R-Factor Central, sia ancora disponibile a download. Magari sì, la salvezza di R-Factor ora sono tutti quei forum secondari che ripostano magari le varie macchine. Aia. Che ripostano le varie macchine e le rendono di nuovo disponibili. Però generalmente è veramente triste vedere la morte di un gioco, soprattutto quando si vede che nessuno pubblica praticamente nessun veicolo da un annetto. E tracciati, sì, forse per i tracciati la situazione è leggermente diversa, perché comunque come vedete è facilissimo crearli, a differenza delle auto. Quindi ecco, non girano le macchine del 2006, non giravano e non credo che il gioco riprenderà mai, perché comunque ora a mio parere ci sono vari giochi che lo hanno superato veramente in tutti i campi, magari non nella varietà delle mods, ma comunque nella guida. Pensare che lo stesso anno è uscito GTR 2, che era anni avanti R-Factor. Con meno scelta di veicoli, è vero, con un sistema di guida un po' più chiuso, un po' legato appunto alle macchine Gran Turismo, comunque alle macchine da corsa, però ecco,
è veramente difficile ora nel 2016, contando che sono uscite veramente tante mod anche per GTR 2, scegliere il Factory invece che quello, se non magari appunto per i tracciati che, come ho detto prima, sono sempre attivi e sono sempre rilasciati. Poi 2 anni dopo uscì Race 07, sempre della Sin Bin, creatori anche GTR 2, che a sua volta superò GTR 2, sia in fisica sia in comportamento della AI, che probabilmente è il migliore che abbia mai visto in un gioco di corse dopo quello in NASCAR Racing 2003, e quindi portato poi anche in iRacing, perché come sapete sono stati entrambi diretti dalla stessa persona. Poi vabbè, guardando ai tempi recenti abbiamo Stock Car Extreme e poi il suo sequel Automobilista, Assetto Corsa, insomma è uscita veramente tanta bella roba, e Air Factor ora inizia a perdere di senso finalmente, possiamo dire, perché comunque è un gioco che ha 12 anni. E vedere sì la morte di Air Factor è stato abbastanza triste, perché comunque è forse Racing Game più longevo a livello di community, forse dopo Live for Speed, che è uscito nel 2002 ed è durato fino a pochi anni fa. Però diciamo si va avanti, perché comunque sì, ci sono altri giochi, abbiamo roba migliore, abbiamo Assetto Corsa, che praticamente è il gioco che sto più giocando in questi ultimi tempi. Però ecco, pensando comunque alla facilità con la quale si possono creare i tracciati con Bob's Track Builder, mi viene un po' forse la nostalgia di questo gioco. Comunque ragazzi, per oggi è tutto, il video è anche durato probabilmente troppo. Spero che anche voi proviate questo tool e questo metodo se riuscite a trovare una copia di Bob's Track Builder. Proverò a cercarvela per lasciarvela in descrizione, ma non vi prometto niente. Voi guardateci come sempre e ci vediamo lunedì col video principale. Ciao ragazzi!